Ci stiamo avviando a Sutri, ci avviamo quelli che verranno, perché dopo 3 anni e mezzo di sindaco, con un crescente amore dei cittadini e con un turismo che si è sempre più allargato e molti negozi nuovi aperti, anche con l'incubo del Covid che ha bloccato tutto per un anno, io sono riuscito a mantenere quello che avevo promesso e per il quarto anno apro una mostra a Palazzo Depping con sempre più importanti presenze di grandi artisti come Mattia Preti, allievo di Caravaggio, meraviglioso inventore di un teatro di Caravaggio, come se mettesse in scena quello che Caravaggio ha preso dalla vita. E poi il futurismo, con 2 straordinari artisti. Fortunato De Pero, che ha inventato la pubblicità moderna, l'ha fatta per Campari, l'ha fatta per tutte le grandi ditte che hanno, con i manifesti, diffuso, prima che ci fosse la televisione, la loro realtà. E Julius Evola, un meraviglioso artista dadaista che guarda con qualche sospetto i futuristi, ma che al loro fianco inizia una ricerca d'avanguardia senza precedenti. Un autore di destra, di una destra che verrà poi guardata con la rabbia e l'antipatia che ha portato Evola ad avere minor successo di quanto non meritasse, ma in quegli anni, tra il 1913 e il 1921, ha fatto solo capolavori. E li vedrete a Sutri. Intanto, insieme ad altri artisti, a Mazzonis, pittore di pare d'altare meravigliose, che ha lavorato a Noto e in tante chiese nella regione Piemonte, nelle chiese piemontesi, e ancora un giovane artista pieno di fascinazioni misteriose che si chiama Agostino Arrivabene, è un visionario che vede nella sua casa a Capodorlando, la Villa Piccolo, apparire fantasmi, apparire gnomi, apparire il mondo delle favole, apparire elfi, e sarà per molti una sorpresa. E poi Jean-Pierre Velly, uno degli artisti francesi più importanti del secondo Novecento, che stava all'Accademia di Francia, a Villa Medici, e poi ha vissuto a Bracciano, è morto drammaticamente annegato nel lago di Bracciano davanti al figlio che lo ha visto, e ha raccontato questo senso dell'amore e della morte come nessuno. Lui e sua moglie presenti a Sutri con dipinti e incisione di straordinaria verità, autenticità, tensione vitale. E poi ancora alcune invenzioni di Cesare Inzerillo, che ha una formidabile capacità, insieme alla moglie, di far vivere i dipinti come se fossero persone e far resuscitare i fantasmi che lui ha incrociato nella catacomba dei Cappuccini, nelle catacombe dei Cappuccini a Palermo. E dicevo di questo artista di Barga, un artista primitivo che ripete in qualche modo Giotto, che si chiama Magri, sensibilissimo, poco conosciuto, ma meritevole di ogni attenzione. Vicino a lui Tullio Garbari, il primitivo del Trentino, un artista che guarda la pittura di grandi maestri del Trecento e la trasporta nel Novecento. Potrebbe per qualcuno avere qualche rapporto con Antonio Ligabue, grande primitivo. Insomma, una quantità di offerte che rendono il Palazzo Depping il luogo dove si possono vedere cose che non si possono vedere né a Roma né in molti musei importanti d'Italia. Siamo a Sutri, a Palazzo Depping. Altro vedrete ancora, ma in quella giornata, l'8 maggio, che è il mio compleanno, il giorno in cui io compio un po' di anni, ci saranno anche Andrea Bocelli, che per 2 giorni canta a Sutri, nei luoghi più belli, il Mitreo, l'Anfiteatro, la Cattedrale, in un suo viaggio a cavallo da Roma all'Aiatico, dove c'è il Teatro del Silenzio, che è il luogo dove lui ogni anno fa uno spettacolo meraviglioso. Sulla via Francigena si fermerà a cantare e avrà da me la cittadinanza onoraria alla presenza del ministro del turismo Garavaglia.
Ci sarà poi il grande architetto, il più grande studioso dell'architettura del barocco, che è Paolo Portoghesi, che vive in Tuscia, a Calcata, e anche a lui, che si avvia ai 90 anni, la cittadinanza onoraria di Sutri, che diventa un luogo dove quello che è stato della storia e quello che è presente si legano in una unità di pensieri e di valori e di grandezza. E quindi vi aspetto a Sutri dall'8 di maggio, il giorno del mio compleanno, con Bocelli e con Portoghesi e con tutti quanti verranno per vedere la mostra Luci e ombre a Sutri, dal barocco al futurismo, da Mattia Preti a De Pero. E avrete modo di far andare libera la vostra fantasia, vedendo anche giovani artisti come un rumeno che si chiama Avram, capace di raccontare la sua vita quotidiana con grande delicatezza. E avrete anche due artiste di Sutri che si affiancano ai maestri e sono anch'esse presenti in questa proposta, che non vuole essere soltanto di cose rinomate, riconosciute, perché la giovane Tiziana Rivoni, che ci mostra un popolo soltanto di neri, ci fa capire che non c'è differenza fra nero e bianco. Siamo tutti neri, siamo tutti bianchi, siamo tutti uomini, siamo tutti persone. E così Nora Kersh, che ricerca con sottigliezza la coincidenza, il punto di congiunzione fra pittura astratta e pittura figurativa. Insomma, tutti questi maestri, e adesso vanno aggiunti anche, non ho ricordato il nome della moglie di Vellì, che è Rosa Maria Estadella, e il nome della moglie di Inzerillo, che lo supera per fantasia, con invenzioni senza precedenti, Marilena Manzella. E quindi onore alle donne a Sutri, onore agli artisti, onore a Bocelli e a Portoghesi, e dall'8 maggio venite a vedere a Palazzo Debbi queste mostre straordinarie in un luogo mirabile, sia per quello che riguarda i monumenti, riguarda le testimonianze etrusche e romane, sia per quello che riguarda l'arte del nostro tempo. Venite a Sutri.